Stavolta ha mancato il ribaltone la Smart System Essence Hotels, che con Brescia ha visto anche crollare l'inviolabilità del Palace Allende. Prima di domenica era stata Pineto, nell'ottobre di 2 anni fa, l'ultima ad imporsi nel catino fanese, dove anche contro una delle indiziate per il salto di categoria la spinta del pubblico si è fatta sentire, specie dal terzo set, dopo che nei primi due la squadra di Mastrangelo aveva subito senza dare concreti segnali di reazione. Trainata dal miglior Marx della stagione, a quel punto la Virtus ha rialzato la testa, cercando la rimonta che con Cuneo, in una gara dall'andamento simile, era riuscita. In questa occasione però ha fatto difetto il cinismo che aveva permesso la settimana prima di portare dalla propria parte gli scambi decisivi. Tra le palle set che la Smart System ha avuto a disposizione per trascinare il match al tie-break, quando è bastato un match point alla gruppo Consoli Sverk per prendersi l'intera posta. Dopo perdere i primi due set è difficile tornare. Comunque con la grinta qui in palazzetto siamo tornati quasi nel tie-break e alla fine mancava proprio poco, e questa, vabbè, è un peccato, però dà comunque speranza. È da fare i complimenti a loro, noi ci abbiamo provato, credo che oggi abbiamo messo in campo un po' tutto quello che c'era. Nel terzo e nel quarto set abbiamo giocato molto spregiudicati, secondo me, e si è visto. C'è entrata un po' di più anche la battuta e quando a Fano in casa entra la battuta è difficile per tutti giocare. Se il passo falso con la Conegliano campione di tutto era da mettere ampiamente in preventivo, quello di Bergamo rappresentava per la Megabox Vallefoglia un'ipotesi da scongiurare. È arrivato invece il secondo KO in fila, da ricondurre alla gestione dei finali di secondo e terzo set, dopo che nel primo la squadra di Pistola aveva condotto con a buon piglio. Fatali in particolare i due set point sciupati nel terzo parziale, in cui le Tigri avevano messo assieme anche un rassicurante più 4, dopo che già nel secondo era mancata concretezza nel testa a testa. Non aveva scelta la Carpegna Prosciutto, con orzi nuovi era una di quelle partite solo da vincere e la squadra di Lecca ha eseguito il mandato. Il come lascia però perplessi su quello che sarà lo sviluppo della stagione. Al cospetto di una formazione abbordabile che per giunta non ha certo azzeccato la sua migliore serata, la VL ha dovuto ricucire il passivo iniziale, senza poi mai assumere con decisione il controllo della gara, nemmeno su quel più 6 a 28 secondi dalla fine, che sembrava avere blindato il risultato. Già mercoledì sera di nuovo in campo ad Udine, contro un avversario di diverso livello, per assaggiare la reale ricaduta della prova di ieri. Diventano 3 le vittorie in sequenza della Vispesaro, che contro il Pescara c'entra la più inaspettata. Annunciata da un rollino di marcia impressionante, la squadra di Baldini si presentava da capolista e con tutta la forza e la fiducia che il primato in classifica esprimeva. Come già a Gubbio, quella di Stellone ha saputo spremere il massimo dagli episodi di una sfida, in cui è stata per lunghi tratti messa sotto da un avversario, pure ridotto in 10 già a metà primo tempo. Il gol di Okoro ha spaccato la partita, le parate di Vukovic hanno impedito che si ricomponesse. Le ultime uscite avevano trasmesso l'impressione di una squadra che stava rifiatando. Niente di più sbagliato. E la Fossombrone resta la realtà più sorprendente della Serie D Girone F e stavolta si è preso la briga di dimostrarlo sul campo di chi, come l'Aquila, non fa mistero delle proprie ambizioni. 2 volte in vantaggio e sempre raggiunta, la squadra di Fucili non si è mai disunita e nemmeno si è accontentata, sfruttando con intelligenza tutte le concessioni della difesa di casa. In terza categoria allunga il filotto il Fano Calcio, che al Bianchelli di Senigallia si impone sul Real Porto. Un 3-0 che convalida la dimensione di una squadra costruita con abbondanza di mezzi per provare a dominare il campionato. La doppietta di Gueye nel primo tempo e la giocata vincente di Palazzi nella ripresa hanno confezionato il risultato. In eccellenza vita sempre più dura invece per l'Alma, che resta inevitabilmente sul fondo ed ora 3 lunghezze dalla penultima dopo il 2-0 rimediato a Montefano. Agli antipodi il Montecchio Gallo, che grazie al blitz sul campo della San Giustese si issa al comando della classifica. Perde invece il passo l'Urbania, rimontata dal Tolentino nei 20 minuti finali. Quanto all'Urbino, il pari strappato a Macerata prova il miglior seguito nella vittoria di misura sul Montegranaro, che consegna ad una classifica più adeguata.